Questo è orrore. Questo è orrore. Questo è orrore. Questo è orrore. E per la precisione, insomma, lui è rimasto qui e poi ne parlerò in un altro video. Ma è sempre qui. Ma non è orrore. Questo è orrore. E quindi ho deciso di dare una sistemata all'impianto elettrico perché è un orrore. È un insieme di cose che si sono aggiunte giorno per giorno durante gli anni e poi sono rimaste lì. E ho scoperto una cosa, che dalla stanza di là, dove c'è il contatore, arriva questo cavo della 220 e porta la luce qui. Ma dalla stanza di là c'è un altro cavo della 220 che esce dal contatore, va fuori sulla strada, rientra da questo buco e porta la corrente qui. Quindi ho una ridondanza di corrente che entra qui. Fortunatamente fase e neutro non sono stati incrociati, perché sennò sarebbe esploso tutto, però è sempre stato così. E quindi c'è un cavo in più. Credo che rimuoverò quello esterno e lascerò quello interno per ora. Domani sarà passato logicamente meglio, ma in questo momento non ho una punta da 2 metri per bucare questa parete. Di 2 metri dovrei bucare questa parete. Sono 2 metri, no, non sono 2 metri, però insomma è 1 metro di pietre e vedremo come fare. Poi c'è questo schifo. Insomma, ci sono un po' di sistemazioni da fare. Più che altro io voglio eliminare questo cavo e voglio portare elettricità per bene al quadro strumenti, che è lì. Non è un quadro strumenti, è un quadro elettrico. E vabbè, vediamo cosa riesco a fare. Qui dentro c'è l'orrore. L'orrore! Prima o poi sistemerò anche questa parte, ma adesso tagliamo fascette e spostiamo isolatori, perché mi rendo conto che qui c'è una prolunga la quale non ha ragione di esistere e credo che sia collegata. Esatto, è collegata lì. Quindi ecco una semplificazione. Semplifichiamo l'impianto elettrico, eliminiamo le cose messe a cazzo. Infatti è proprio così, si tratta di questo. Quindi qui c'è una prolunga inutilizzata che va qui, che va poi a questa presa, che va a questo interruttore, che viene derivato da lì, quindi dalla parte esterna, che porta la luce al piano di sopra, casa mia. Quindi io posso decisamente eliminare tutto questo aborto, eliminare questo filo che viene di là, strappare questo schifo da qui e collegarlo lì. Perché? Perché vi direte voi non porto questo cavo giù fino a qui? Semplicemente perché non ci arriva e dovrei passare un nuovo cavo, ma non ho intenzione di farlo adesso ed è una cosa che non farò. Però è già una simplification. Poi abbiamo questo cavo nero, se non mi sbaglio questo cavo nero è il cavo che già porta la luce, l'energia elettrica, esatto, la porta qui nel nostro pannello che merita una porca miseria, una oddio, merita una sistemazione questo pannello. Come vedete il cablaggio è
perfetto, a parte la parte di sotto che ho fatto io al volo tempo fa. Questo è scollegato però. Ah, guarda come sono stronzo. Non ho riattaccato qui. Forse mancava proprio. Quindi questo pannello è veramente ok. Non sarà a norma rispetto alle norme di oggi, però è cablato bene, è sicuro. Mi manca la messa a terra qui, che adesso ricollegherò. E quindi devo dire che insomma è veramente ok. Un po' troppe prese del cazzo, queste ciabatte sono collegate direttamente qui sotto, quindi adesso io ne eliminerò un po', libererò delle morsettiere e cercherò di razionalizzare questo cablaggio. L'unico cavo che deve rimanere è il cavo nero, è la tratta che porta l'alimentazione qui e quindi mi alimenta tutto qui e anche in effetti quella parte lì, una presa che sta qua dietro. Ce la posso fare. Quindi, se io stacco questo magneto termico, in teoria dovrei staccare solamente la luce. Al piano di sopra, no. Al piano di sopra, no, perché è giuntato qua. Stacco la luce qui. Quindi stacco la luce a due punti. Questa presa, che probabilmente eliminerò, anche se per adesso è utile, e stacco la luce a questa prolunga. Questa prolunga qui, che abbiamo detto che è quella che devo eliminare, quella lì per terra. Vediamo intanto se il magneto termico funziona. E devo dire che funziona. Quindi a questo punto io qua non ho più. Chissà se funziona il cercafasi con i guanti, vediamo. Cercafasi con i guanti non funziona. Questo vuol dire che questa gomma è abbastanza isolante. Va bene, devo togliermi un guanto. Ecco qua. Allora, cercafase. Qui non ho niente e qui non ho niente. Bene, mentre di qua sulla fase cavo marrone, eccola la fase, vedete, si illumina, neutro, niente, messa a terra ovviamente niente. Stessa cosa vale per qua, fase. Dove sta la fase? Qui. Va bene, andiamoci di qua. Eccola. Messa a terra. Neutro. Vabbè, insomma, avete capito che il cercafase funziona. E quindi abbiamo isolato questa parte. Riproviamo per la quarta volta. Questa parte isolata la posso smontare. Ed ecco qua, il mio consiglio è: se non sapete cosa fate, non fatelo. Se non avete esperienza di impianti elettrici, non fate niente, perché è pericoloso. Io sono un tecnico elettronico, ho studiato elettronica industriale alle superiori, ho fatto un anno in ingegneria, ho fatto un po' di università, però questo non c'entra niente, insomma un sacco di esperienza con l'elettricità, per cui so come muovermi e so cosa fare e cosa non fare. Per cui cominciamo questo. Allora, 1, 2 e 3. E sono i cavetti di questa presa che vado a togliere. Ecco qua. E questa presa poi la smonteremo. Poi la famosa prolunga è questa. E quindi abbiamo 1, 2 e 3. E voilà, e la prolunga è libera. Scusate se impallo la camera, ma devo spostare questo cavo che si è incastrato in un cavo di rete. Bene, sì, avete capito bene, un cavo di rete. C'è un cavo di rete che esce dal piano superiore, dal balcone, e rientra dentro e porta la rete all'impianto Media Lab, server, computer
SDR radio, eccetera. Anche questo è quello che in gergo si chiama un troiaio o un trogiaggio. Però adesso cosa abbiamo qui? Abbiamo che questo, questo è praticamente inutile, non serve una beata mazza. Va bene, fatemi ragionare un attimo sul da farsi, perché io da qua e da fuori entro qui e porto la luce su, ci può stare, però io la luce la vorrei portare non da un cavo esterno, ma da questo qua. Avrebbe senso, avrebbe veramente senso. Improvvisamente ho capito tutto, ho capito il significato dell'universo. Ero convinto che tutto il mio impianto fosse sotto interruttore magnetotermico. Invece no, questo magnetotermico serviva solo per quelle due prolunghe del cazzo. Mentre l'ingresso, o meglio l'uscita della corrente che va al quadro strumenti, al pannello di controllo, al quadro elettrico, non è un quadro strumenti, cazzo, non ha magnetotermico, perché questo è stato montato ad minchiam, per usare un termine tecnico, solo per quelle due prolunghe e non per questo, che è, diciamo, la cosa principale. Quindi cosa dovrò fare? Io dovrò cablare sicuramente. Facciamo così, facciamo che io lascerò l'impianto di casa e no, io questo cavo lo voglio togliere. Vabbè, fatemi ragionare un attimo, dai. Va bene. È giunto il momento, devo staccare la luce. Staccare la luce vuol dire capire la durata di questo UPS. Io credo che spegnerò il computer in modo da consumare meno corrente. Ah, ma io devo spegnere anche la stufa, quindi col cazzo proprio. Bene, tutto è pronto. Non avevo messo i cacciaviti, puttana della mano. Cazzo.
Ho ricollegato, ho di nuovo la luce, ho staccato quello che non serve. E quello che non serve qui è esattamente questo collegamento. Quindi ho il piano di sopra senza luce. E infatti io non ho più fase qui, non ho più niente, non ho neutro, ho la messa a terra logicamente perché è sempre tutta in parallelo, messa a terra senza interruzioni di alcun tipo. Quindi ora posso smontare il collegamento esterno, ripristinare la situazione come deve essere, poi dovrò ristaccare la luce. Quindi stacchiamo questo, ok? Ok, e questo cavo è pronto ad andarsene, finalmente. Niente, qua abbiamo casa. Va bene, adesso devo staccare questo, collegarlo qui. E questo collegarlo qui in modo da avere il collegamento fatto. Procedo al distacco Enel. Ed eccoci lavorando nel buio e nella morte nel buio. Quindi io devo scollegare. Ecco qua, e qua abbiamo un altro morsetto che metteremo qui. Quindi ora devo scollegare questo, che è il cavo grosso. Va bene. Che è questo? Poi è con violenza questo e con odio cosmico questo. Quindi ora io questo lo posso estrarre bene. Siamo a buon punto. Ottimo. E a questo punto li ricollego qui. L'UPS fa il suo lavoro, i sistemi sono online. Ottimo. La tensione della batteria sull'UPS è a posto, tranquilla. Ok, quindi sì, qui siamo a posto. E quindi questo adesso scende da qui. Ma qui io devo collegare questo. Quindi ora io cercherò in qualche modo di farlo passare un poco meglio, ma va bene così. Ora questa lampada ha rotto il cazzo, questa lampada ha rotto il cazzo. E dove la appendo questa cazzo di lampada? La appendo qua, ecco qua. Quindi questo cavo è diventato ormai inutile. Bene. Ora vediamo se riesco a non cadere di sotto. E quindi qua facciamo di nuovo il troiaio di prima, però questa volta con un cavo ridondante in meno e con il salvavita collegato. Altrimenti detto interruttore differenziale. Ma come cazzo sono sti cavi, puttana? Ecco, così. Quei guanti lavorare un macello perché non si ha sensibilità e sono sempre un po' lunghi, un po' stretti, un po' larghi, un po' corti. I guanti da lavoro solitamente fanno cagare.
qui abbiamo la massa, non è la massa, è la messa a terra. Come cazzo parlo oggi? Voi non starete vedendo un cazzo, lo so, però io dentro di me sto nominando invano il nome del Signore al fine di fare presto. Ecco, posso andare ad accendere la luce e vedere se scoppia qualcosa. Riattacco il magnetotermico e vediamo se scoppia qualcosa. Ta-da! Fatto! Quindi ora abbiamo questo che funziona e mi salva il piano di sotto, ma quello di sopra rimane acceso. Bene, sono salvo, il salvavita che mi salva. Ora sì che posso definirmi salvo. E a questo punto ho recuperato 3 morsetti. Qui ho razionalizzato. Posso richiudere. E bene, una cosa che volevo fare da tempo, eliminare cavi inutili e ridondanze di parti di impianto elettrico montate un po' una volta ogni tanto nel corso degli anni, cose aggiunte poi rimaste inutilizzate. Una cosa invece che posso fare sarà passare meglio questo cavo nero e evitare che penzoli così. Ma io per adesso richiudo. Certo, questo collegamento qui davanti a me non è bello, ma è funzionante, comunque è sicuro. Ci vorrebbe una cassettina messa qui, un pannello fatto bene. Ma vi sapete che vi dico, sti cazzi. Che per ora va bene così, una cosa per volta, eh. Ecco fatto, vedete, ho fatto questo loop e quindi abbiamo, questa è la corrente delle luci a LED, che sarebbero queste. Questo è la discesa, questa freccia è sbagliata, dovrebbe scendere verso giù e andare giù. Me ne fotto. Questa è la discesa, impianto di qua. Perfetto. Bene, funziona, ci sono riuscito. Spegniamo le lampade. E con grande dolore che vi comunico la morte del nostro server storico MediaLab, il quale è stato trovato bloccato con delle righe verticali, quindi problema hardware evidentemente precedente a oggi, poiché gli altri server hanno tenuto l'uptime perfettamente. E è ripartito una volta, poi ha dato ancora le righe verticali, adesso non si accende proprio più. Proverò un attimo il metodo Stravinsky, che consiste nel usare violenza, e come vedete non si accende più. MediaLab è morto. Fortunatamente ho altri due di questi identici computer portatili storici, per cui prevedo di swappare il disco e metterlo su uno dei computer storici, rimettere in funzione MediaLab. Peccato, perché avevo calcolato un uptime di 1379 giorni, costantemente 24 ore su 24 online, ed è un peccato. Vabbè, comunque l'impianto elettrico adesso quasi prosegue, che dobbiamo fare? E così succede.
abbiamo, diciamo, sistemato un po' lo schifo. È ancora uno schifo, però è meno schifo. C'è meno schifo e quindi ne guadagniamo meno schifo, ma più disagio, perché, come dicevo, il nostro server storico Media Lab è morto. E quindi ora si tratterà di vedere che cazzo ha questo computer e nel frattempo sostituirlo con uno identico per ripristinare i servizi, i preziosi servizi di Media Lab. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a guardare la pagina web del nostro museo, che è museo.freaknet.org. Metterò il link nella descrizione e nella pagina dei sistemi online troverete anche lui, Media Lab, macchina storica che è online dal 1999, bah, più o meno, 99-2000, dai, 99, 98 forse, non mi ricordo nemmeno più. Ma questo sarà oggetto di un altro video, la riparazione forse di questo coso. Beh, per forza dobbiamo ripararlo, va rimesso online a tutti i costi. Grazie per aver visto questa orrenda non sistemazione di impianto elettrico. Non fate quello che ho fatto io, non fatelo mai. E fate un impianto come si deve, passate le canaline, spendete centinaia di euro per passare le canaline, i fili come si deve. E comprate tutti i box a norma, usate cavi a norma, enorme. Mi raccomando, l'enorme norma delle enormi norme, che sia tutto a norma. E quindi non fate quello che ho fatto io, perché questo è solo una accozzaglia di stronzate, che però funzionano. Dimenticavo di farvi notare che ho recuperato questa preziosissima presa a muro, a norme, secondo l'enorme ISO, che è veramente enorme. E non solo, ma anche sono riuscito a recuperare il suo supporto plastico, le viti e i tasselli con cui era originariamente montata. E ora io qua leggo, se riesco a infilarmi questi cazzo di occhiali, leggo sembrerebbe Helios. E anche su questa placca leggo Helios. Eh sì, Helios, marca Helios. Chissà se qualcuno di voi conosce questa antica marca di prese di corrente italiane, la Helios. Mettete dentro in perfette condizioni. Notare il cavo di terra tagliato. Quindi io pensavo che questo cavo avesse la terra, invece col cazzo che aveva la terra, perché era tagliato. Bene, quante cose si scoprono in questo impianto elettrico antico. Grazie per aver visto questo video.